al Via da Milano Expo Training con il convegno della CISL Reti su lavoro e formazione. Ammortizzatori in deroga, allarme CGL CISL UIL Lombardia, le nuove indicazioni del Ministero mettono a rischio la cassa per 35.000 lavoratori. Accordo storico in Regione Lombardia sulla riforma del sistema socio-sanitario. Poste, la CISL suona la sveglia all'azienda sul piano d'impresa. A Bergamo oltre 2.000 occupati in meno nell'edilizia, allarme Filca CISL, il settore rischia di scomparire. Lavoro e formazione, la rappresentanza sociale come risorsa per la crescita, lo sviluppo e la partecipazione. Questo è il tema al centro della tavola rotonda organizzata a Milano in occasione di Expo Training, a cui hanno preso parte il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, il rappresentante di Expo Training, Carlo Barberis, il segretario generale aggiunto della CISL, Anna Maria Furlan, e il segretario della CISL Lombardia, Gigi Petteni. Il tema è appassionante, interessante e soprattutto è un tema che noi ci crediamo molto. Cioè, il futuro del lavoro per un'economia come la nostra non è solo fatto di flessibilità, ma di lavoro qualificato, vero leva per la produttività e la crescita. Lo dice un sindacato che non si è mai spaventato di fronte alla flessibilità, che l'ha affrontata in tutti i modi, dall'utilizzo degli impianti alle varie forme di orari, potremmo spiegarne per ore e ore giornate, però il futuro del nostro sistema produttivo è un futuro di qualità e un futuro di qualità non può che passare attraverso un lavoro qualificato che passa attraverso il ruolo strategico della formazione. Quando si parla di formazione e lavoro, un ruolo importante è svolto dai sindacati e dalle associazioni imprenditoriali, che hanno l'esigenza di creare nuova occupazione, di preservare il lavoro esistente e di tutelare al meglio le persone che lavorano attraverso una rappresentanza sociale. Sulla formazione credo ci vogliano interventi seri. Il nostro è un paese che per essere competitivo deve essere competitivo sulla qualità. In tutti questi anni di finanziaria in finanziaria noi abbiamo assistito a tagli continui su formazione, innovazione e ricerca, e cioè i tre perni della qualità del lavoro. Anche su questo bisogna cambiare marcia. La responsabilità sociale delle imprese, una volta praticata, può contribuire a percorsi di concertazione di governance sociale che può declinarsi su molteplici versanti. L'affermarsi nelle relazioni di lavoro di una rappresentanza sociale come risorsa per il bene comune può inoltre consentire alle istituzioni pubbliche e alla politica un approccio innovativo alla crescita e alla coesione sociale. Il Ministero del Lavoro ha annunciato alle regioni che per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, la sospensione dei lavoratori non potrà più iniziare, come fino ad oggi è stato, dal giorno dell'accordo sindacale, ma da quello del decreto autorizzativo. Questo a sua volta non potrà essere emesso se prima l'INPS non avrà verificato che ci sia la copertura economica. Due gli effetti di tale decisione sui lavoratori e le imprese colpiti dalla crisi. Tutte le sospensioni iniziate dal 1 settembre rischiano di non avere copertura perché precedenti all'autorizzazione. In futuro la verifica della copertura economica, combinata con i tempi biblici con cui il governo rende disponibili le risorse stanziate, rischia di obbligare le imprese ad attendere mesi prima di sospendere i lavoratori in cassa. Una punizione inaccettabile, sostengono CGL, CISL e UIL Lombardia, per una regione che ha fatto in tutti questi anni un uso rigoroso ed efficace degli ammortizzatori in deroga e che ha consentito alle parti sociali di salvaguardare in modo intelligente il capitale umano e che non ha usato le risorse per fare assistenza. Per ottenere il ritiro di questa insensata decisione, le segreterie di CGL, CISL e UIL della Lombardia invitano la Regione e le associazioni imprenditoriali a promuovere iniziative congiunte e si preparano ad organizzare, anche in relazione agli esiti degli incontri che a livello nazionale si terranno nei prossimi giorni, le più opportune forme di mobilitazione. Un accordo storico, frutto di un intenso lavoro per arrivare ad una condivisione delle linee, degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse che serviranno a tracciare il sistema socio-sanitario lombardo del futuro. Un accordo, quello sulla riforma del sistema socio-sanitario firmato da CGL, CISL e UIL Lombardia con la Regione, che rappresenta un grande riconoscimento del ruolo del sindacato.
È un accordo importante dove prevede un'evoluzione nel sistema sanitario lombardo, una maggiore attenzione al tema della cronicità, al tema delle dismissioni dagli ospedali per le cure intermedie, al tema soprattutto di affrontare nell'RSA il costo della sanità rispetto al costo sociale e anche il tema dei ticket. Insomma, per dircelo in modo chiaro, il nostro obiettivo è quello di far evolvere il sistema sanitario che abbia più cura delle persone, che vengano accompagnate di più oltre l'ospedale e che soprattutto ci sia un costo minore a carico delle famiglie nel disagio sociale e soprattutto sui ticket. Quanto ai contenuti dall'intesa, si è concordato tra l'altro di dare il via ad un deciso potenziamento della medicina sul territorio attraverso la costituzione di presidi territoriali dove i cittadini potranno trovare servizi sanitari e sociosanitari più accessibili, anche in termini di orari e giorni di apertura. Abbiamo voluto fortemente questo avviso comune con le rappresentanze sindacali perché rappresentano gli interessi dei lavoratori e dei cittadini. Nella riforma che ci cingiamo a fare del sistema sociosanitario lombardo ci sono tanti interessi in ballo, quelli delle aziende private, quelli delle aziende pubbliche, ma noi mettiamo davanti a tutto l'interesse dei cittadini, quelli che si servono del servizio sociosanitario. E l'accordo di oggi è importante perché fissa dei principi per noi vincolanti che saranno riflessi nella proposta di legge complessiva di riforma che definiremo nelle prossime 2-3 settimane. Qual è la direzione strategica di Poste Italiane? Quali sviluppi per le attività finanziarie tradizionali? Come e quanto sarà coinvolto il sindacato? Questioni importanti per un'azienda che negli ultimi 10 anni ha registrato risultati economici di successo, anche grazie all'impegno del sindacato e dei suoi dipendenti, ma che oggi è ferma e appare incerta. Queste le criticità evidenziate nel corso del dibattito organizzato da CISL Poste e CISL Lombardia, un successo fatto di persone, cui hanno partecipato Vincenzo Perrone, professore di organizzazione aziendale all'Università Bocconi di Milano, Mario Petitto, segretario generale nazionale delle Poste CISL, Enrico Dallegno, risorse umane Poste Italiane, Giuseppe Marinaccio, segretario generale dei Postali della Lombardia e Gigi Petteni, segretario generale della CISL Lombardia. Io credo che parlare di questa azienda, e arrivo poi a dare la risposta a lei, affronti un tema centrale a nostro giudizio. Affronta il tema centrale perché affronta quello che è il tema del rapporto tra imprese e lavoratori. Cioè, in questa azienda il rapporto impresa-lavoratori è stato l'asse portante che ha consentito queste trasformazioni, questi risultati. Per cui significa che un sistema virtuoso in cui le rappresentanze del lavoro partono ad avere a cuore i lavoratori e ad avere a cuore l'impresa, perché è chiaro che sono una buona impresa, c'è una tenuta di occupazione e c'è una tenuta del proprio reddito. E questa non è una cosa così scontata. E significa anche, credo che lei abbia fatto un'osservazione molto interessante, riflettere anche sul sistema imprenditoriale di questo paese. Quando a fronte della cartolina che non si spediva più, come hai affrontato la tua innovazione di processo, di prodotto, oppure come hai cercato altre scorciatoie da questo punto di vista? Questa azienda dice che se si affrontano anche processi difficili, faticosi, ma dentro un disegno, io credo che ci sia la possibilità di un risultato convergente per gli interessi in campo. La positività delle relazioni tra sindacato e Poste è stato negli ultimi anni uno dei fattori chiave del successo dell'azienda e, come hanno sottolineato i partecipanti, il futuro delle relazioni deve essere un futuro di partecipazione, dove non ci sia però confusione di ruoli. Dobbiamo discutere di scelte del futuro dell'azienda solo a valle, quando un pugno di consulenti l'ha studiato e un management l'ha fatto proprio, e discuterne delle ricadute e delle conseguenze, o abbiamo il diritto, se fossimo stati in quei luoghi dove i piccoli azionisti, anche lavoratori, possono sedere, discutere lì a monte delle scelte strategiche dell'azienda e poi partecipare poi alla gestione, alla ricadute. Noi non abbiamo mai avuto paura di fare scelte popolari e religiose. Ricordo solo a chi non è postale
E io sono entrato alle Poste che eravamo 220.000 dipendenti. Io sono il segretario generale dell'organizzazione maggioritaria dell'azienda che ha 145.000 dipendenti. È il segno che in questi 15 anni di ristrutturazione per salvare l'azienda i prezzi li abbiamo pagati, pesanti, ma l'abbiamo fatto con coraggio, la gente l'ha capito e ci ha seguito. Noi siamo quelli che possiamo andare in mezzo ai lavoratori a portare anche le notizie cattive perché sanno che di noi si possono fidare. E se si fidano i lavoratori si dovrebbe fidare anche lo Stato, si dovrebbe fidare anche un'azienda. Oltre 2.000 lavoratori e 344 imprese perse nell'ultimo anno. È questo il bollettino del settore edile in provincia di Bergamo, dai dati di Cassa Edile e Edilcassa aggiornati al mese di agosto. Un vero e proprio smottamento epocale che ha colpito al cuore il sistema economico della provincia di Bergamo, dove l'edilizia da sempre ha rappresentato il motore del sistema produttivo. Negli ultimi 12 mesi gli iscritti agli enti bilaterali dell'edilizia sono stati 14.426 contro i 65.535 del 2013. Le imprese sono passate dalle 3.171 dell'anno scorso alle 2.827 registrate ad agosto, due saldi negativi che non invertono la tendenza in atto dal 2008, anno di esordio della grande crisi che ha iniziato a bruciare i posti di lavoro. Oltre alla situazione di gravità che i dati esprimono, va denunciato che è in atto un fuggi-fuggi generalizzato dal contratto degli edili verso contratti più convenienti per le imprese, come per esempio il metalmeccanico.